L'Avastese cade ancora, questa volta a fare festa all'Aragona e la San Giustese che porta a casa 3 punti grazie alla rete di Khedira. Ai biancorossi non basta il forcing finale per evitare la sconfitta. Aragonesi sfortunati anche per il rigore non trasformato da Fiore ad avvio ripresa. Ma andiamo per ordine. Nei biancorossi Di Montani assente, Giampaolo per infortunio, Palestini per squalifica con al suo posto Palumbo e Vito Leonetti che non è al meglio per un problema al ginocchio. Le novità sono il ritorno dal primo minuto di Selva tra i pali per Patania, di Capitan Fiore, di Stivaletta preferito al Russo e il debutto nell'11 di partenza per Cicerello. Va in panchina l'ultimo arrivato Cesarano. Negli ospiti senigallesi si affida un 4-2-3-1, assenti Camillucci per infortunio, gioca Scognamiglio e Pezzotti va in panchina perché non al meglio, al suo posto spazio a Tizzi. Passiamo alla cronaca. Partono forti i rossoblù, al quinto Tizzi disegna una parabola velenosa, Selva con un colpo di reni smanaccia sopra la traversa, San Giustese ancora pericolosa al settimo, traversone teso sul quale Khedira conclude malamente divorandosi una clamorosa palla a gol. Per vedere un tiro in porta dell'Avastese bisogna attendere il 38esimo. Shiba calcia di controbalzo di mezzo esterno da dentro l'area di rigore. Il numero 9 spedisce la sfera in curva. Alza la pressione l'Avastese, manovra avvolgente che permette a Stivaletta di concludere a rete al 43esimo. Il numero 8 pressato strozza il tiro, tutto facile per Chiodini. Passa un minuto e gli ospiti vanno in vantaggio. Tizzi se ne va sulla fascia destra e mette al centro una palla facile facile per Khedira che la deve solo appoggiare in rete. 1-0 per la San Giustese, si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa l'Avastese riparte forte, al secondo minuto Stivaletta viene steso in area di rigore, il direttore di gara assegna il penalty. Sul dischetto va Nicola Fiore che si fa ipnotizzare da Chiodini che intuisce e respinge, da rivedere a rallenti la conclusione e la parata dell'estremo ospite. Al settimo ci prova Cicerello, il numero 11 converge e calcia, buona la preparazione, poco convinto nell'esecuzione, Chiodini blocca in sicurezza. Minuto 14, altra occasione per i biancorossi, Palumbo da posizione favorevole non trova la porta e spara alto. La risposta degli ospiti arriva prima con una conclusione di Pezzotti al 15esimo sulla quale Selva si salva e devia in angolo. Proprio dal corner mette in difficoltà il portiere di casa che devia sopra la traversa, ma non è finita qui perché sempre Pezzotti centra la traversa con una traiettoria insidiosa. L'Avastese insiste con un possesso palla sterile e che non dà i suoi frutti. Al 37esimo Russo conclude da posizione defilata, ma il suo tiro è debole e centrale. Al 41esimo biancorossi pericolosi con un tiro cross di Cone che attraversa tutta l'area e termina a lato. Minuto 43, Stivaletta calcia, tiro deviato in angolo. La San Giustese è chiusa nella propria tre quarti. Al 44esimo conclude prima Cicerello di piede, poi Leonetti di testa, sugli scudi Chiodini in entrambe le conclusioni ravvicinate. Al 48esimo Leonetti, dopo un'azione insistita, calcia con violenza, si salvano ancora gli ospiti. Al 51esimo biancorossi tutti in avanti e Pluchino spara forte su Selva che riesce a salvarsi. È l'ultima azione della partita che va in archivio sull'1-0. Per l'Avastese arriva il secondo stop consecutivo in altrettante gare. Per la San Giustese 3 punti pesanti in chiave playoff. Mister Montani, seconda sconfitta consecutiva. All'Avastese non è bastato il forcing finale per evitare la sconfitta? Ma se parliamo di forcing finale mi sembra un po' troppo riduttivo nei confronti dei ragazzi. Io credo che oggi noi abbiamo fatto la miglior partita dell'anno giocando quasi sempre a una porta. E non parlerei di ultimo forcing, ma di una partita ben giocata. Loro, se non ricordo male, hanno fatto un paio di tiri in porta, tra cui il gol. Lo dobbiamo accettare perché il verdetto del campo ha detto questo, ma non posso rimproverare nulla assolutamente, ragazzi. Gli è mancato il gol, ma forse tanto possesso palla e poche verticalizzazioni. Ma io conto
svariate occasioni nitidissime, non dico da gol ma sotto porta, e diverse 4-5 palle gol, quindi verticalizzazioni, possesso palla. Io dico che abbiamo dominato la partita e ci è mancato il gol. Domenica partita con Francavilla, una gara non certo facile. Sì, assolutamente sì. E ho visto poco fa la classifica, manteniamo 5 punti di distacco dalla zona play-out, che è la cosa importante che ci riguarda. È una partita importante, è un derby, quindi adesso recuperiamo le forze in questi 2-3 giorni. E, ripeto, partita che non mi lascia tanta amarezza, più che altro perché avendo fatto una partita domenica assolutamente negativa, vederli giocare così oggi sono arrabbiato più per questo, perché abbiamo dei mezzi per poter far bene e a volte pecchiamo un po', però ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo. Mister Senigallesi, 3 punti importanti qui all'Aragona per voi che vi lanciano sempre più nella corsa playoff. 3 punti importantissimi, sinceramente non totalmente meritati. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi siamo passati in vantaggio e a quel punto chiaramente le difficoltà del terreno di gioco, il fatto che comunque si giocava di mercoledì, la forza di una squadra che a me è piaciuta tantissimo e che l'allenatore fa giocare bene, ci hanno messo davvero in difficoltà. Non meritavamo di vincere, però sono contento perché la squadra ha dato una risposta dal punto di vista agonistico, dal punto di vista caratteriale, e questa era la cosa più importante. Per quanto riguarda la classifica, continuo ad andare controcorrente e dico che se non sbaglio mancano ancora 10 punti per arrivare alla quota salvezza, che è sempre e comunque il nostro unico obiettivo.